buongiorno. Come sapete, Tex è soprattutto un western, anzi il western a fumetti per eccellenza. Ma grazie al genio di Gianluigi Bonelli, il suo creatore, è anche un grande contenitore di generi, senza mai tradire lo spirito della frontiera, ha affrontato però il mistero, il giallo, l'avventura esotica e anche la fantascienza. Ecco, voi potrete pensare, leggendo la trama che percorre la storia che inizia questo mese, con i meravigliosi disegni di Bocci, che Boselli, cioè il sottoscritto, ha osato ancora una volta fare di testa sua introducendo la fantascienza in Tex. Bene, non è così. Correva il lontano ormai 1969 quando su Linus West, una pubblicazione periodica legata alla famosissima e prestigiosa rivista Linus, era lo speciale Linus di quell'anno, si chiamava Linus West appunto, insieme ad altri famosi eroi del West, tra cui il mitico Kit Carson di Albertarelli, venne pubblicata, ripubblicata, una breve storia di Gianluigi Bonelli e Galep intitolata La Valle della Luna, ed era famosa all'epoca, era uscita qualche anno prima, e l'abbiamo noi anche ristampata in un volumetto splendido, addirittura tondo, con la faccia dell'alieno, gli occhi dell'alieno in copertina che vi mostriamo mentre io vi racconto queste cose. Era famosa perché era una storia rivoluzionaria, in quanto nel West per la prima volta compariva un extraterrestre in Tex, in un western, e questo fece scalpore anche in America. Nella famosa enciclopedia del fumetto western di Morrison viene citata questa storia tra le altre avventure, e Tex era famosa soprattutto per questa sua commissione di generi, per l'introduzione di Mephisto, della magia, eccetera. Ma questa storia era pura fantascienza ed era interessante perché Tex e i suoi amici erano alle prese con un mistero di cui non capivano l'origine. Era il 1969, abbiamo detto. Tex era in edicola da poco più di 20 anni. Qualche anno dopo, stiamo parlando di Tex, quindi devo vivere nell'Ottocento quando scrivo Tex in un certo senso. Nel 1984 uscì una storia, sempre di Bonelli, scritta, disegnata all'inizio da Nicolò e poi da Monti, perché purtroppo il grande Ario Nicolò morì durante la lavorazione di questa storia. Questa storia si intitolava Un mondo perduto ed era un'altra storia di fantascienza, in questo caso sul misterioso Monte Rainier, nel territorio americano del nord-ovest, nello stato di Washington. I nostri amici trovavano i resti, anche se per loro erano enigmatici, di qualcosa che era simile a una spedizione aliena, forse. Non c'è una vera spiegazione nella storia. Ci sono però dei personaggi strani, i Gundar, che hanno un volto deturpato. Ebbene, questa storia devo ammettere che, nonostante che sia stata firmata da Gianluigi Bonelli, sono un pochino responsabile anch'io, insieme al figlio minore di Gianluigi, Giorgio, perché gli presentammo a quell'epoca, la fantascienza era di moda, un soggetto sui cosiddetti mutanti, che secondo noi potevano essere nel misterioso Monte Rainier, su cui circolano varie leggende indiane e non. Bene, Gianluigi Bonelli diede una scorsa veloce a quel soggetto, ma poi fece come al solito quello che voleva lui, e quindi la storia è sua. Però diciamo che noi, come in altri casi successe in passato anche con dei suggerimenti di suo figlio Sergio, gli demmo, diciamo, l'incipit, lo spunto iniziale. E lui scrisse una storia dove anche, ancora una volta, la fantascienza era in Tex in una maniera abbastanza bizzarra, molto moderna, perché i nostri eroi non riuscivano a capire che cosa avessero davanti, però e il lettore invece, per una volta, essendo un lettore del XX secolo in avanti sui personaggi, poteva capire. Questa era la genialità di quest'altra storia che, come abbiamo detto, fu purtroppo turbata dalla morte di Nicolò e quindi rimase in un certo senso incompleta. Bonelli la finì in fretta, non riuscì a sfruttare tutte le cose latenti in questo oggetto originario. Ebbene, tanti anni dopo abbiamo dato un seguito a quella storia, Il mondo perduto, con l'avventura in tre parti che comincia da questo mese. E io spero che vi piaccia, spero che quindi, come vi ho detto, rientra perfettamente nella tradizione texiana, non tradisce dunque lo spirito di Gianluigi Bonelli e di Tex, e serve come arricchimento di quelle due storie classiche che hanno costituito in parte e alimentato la leggenda di Tex.